La farmacia Isola Verdi a Barano, una giornata dedicata agli screening oncologici, in particolare al tumore alla mammella. Iniziamo da una domanda fondamentale, cioè perché è importante fare prevenzione? È importante fare prevenzione perché grazie alla prevenzione, grazie agli screening, noi siamo riusciti ad abbassare e a scoprire, abbassare il tasso di, o meglio, a innalzare il tasso di sopravvivenza delle pazienti affette da tumore del seno e nello stesso tempo a scoprirle molto prima proprio per questa capacità che abbiamo avuto di scoprire le lesioni nella zona, in una maniera molto iniziale di malattia. Gli screening sono rivolti a tutte le donne? No, sono rivolte alle donne di una certa età, cioè al di sopra dei 40 anni. In linea di massima gli screening nazionali partono ai 49 anni e terminano intorno ai 68-69 anni. Noi per le pazienti invece che hanno una familiarità per tumore della mammella e quindi delle caratteristiche di maggior rischio, iniziamo anche prima. Gli screening devono essere effettuati dalle ASL di appartenenza. Quelle che noi facciamo noi oggi sono delle campagne di sensibilizzazione che aiutano e fanno afferrare il concetto della necessità di effettuare uno screening annuale o almeno biennale per tutte le donne. L'anamnesi familiare positiva aumenta il rischio di insorgenza di tumore del seno intorno al 25%. Lo scoprire in una fase molto iniziale la malattia può aiutare queste pazienti a migliorare la sopravvivenza. Oggi siamo pieni, pieni. Le donne di Ischia hanno risposto in una maniera eccezionale. Abbiamo chiuso tutte le prenotazioni che avevamo previsto, anche perché siamo in tre a fare le visite e non abbiamo più spazi, hanno risposto in una maniera incredibile.